Le antiforme sono elementi ricettivi, dalle sembianze organiche in grado di captare l'impotenza dell'uomo in situazioni da lui generate. È una testa Prendiamo pensante, ad esempio l'attuale disastro ambientale, lo scioglimento dei ghiacciai, i disastri atmosferici, tutti i cambiamenti tellurici che segnano un disagio di coscienza collettiva. Le antiforme allora, sono lì ad indicarci un problema, non cercando un malessere, il significato di antiforma da nessuna parte, da una dimensione e quindi dando un'opinione, macro, diciamo così. Da riflessioni personali. Secondo me l'antiforma dovrebbe essere una forma che non è preesistente, o che comunque appunto rinuncia ad assomigliare a una forma che c'è già. Di venire inghiottita dall'acqua, o di essere trafitta antiforma da geometrie altre e aguzze. Ha una propria composizione. L'antiforma, però, pone già dinanzi a se stessa l'andare contro, l'essere anti, a soluzioni prostituite e ad dogmi già preconfezionati. Con lo spazio nella sua solitudine, tant'è che i soggetti pittorici o gli elementi scultori non sono mai più di due o tre elementi, ci lascia un messaggio di ribellione che la morte, totale, questa volta, può non trionfare. È una testa pensante senza gambe, senza braccia, che inevitabilmente comincia a rotolare dalla antiforma cima di una montagna e arriva a valle. Opposizione all'aspetto esteriore dell'oggetto corporeo. Avversione alla rappresentazione. Antiforma è sessualità. Antagonista della descrizione. È un seno e allo stesso momento un gluteo. Combattere contemporaneamente la però una beuta, un vaso, prevenire un il modo di essere. È anche una pancia di una evitare donna incinta. Evitare il modo di presentarsi. È ambiguità. Impedire il antiforma genere. Is something contraddizione you della qualità not see contrasto to, della materia something that you feeling indipendenza dal contenuto it's like an posizione energy contraria all'essere se, vero it's like a poem movimento in senso opposto alla realtà oggettiva it's collocamento everything di fronte all'essenza delle cose. Posizione speculare. Il modello che tu hai detto, quella forma continua, senza fine, no? Mm-hmm. Quella mi piace. Che bello. No, non è così. Ma no, è così, è molto bello. L'antiforma non è qualcosa privo di forma, o che come un liquido o un gas assume la forma luce dell'involucro che lo contiene. È piuttosto l'antitesi della forma, il suo sì opposto, bello, come materia e antimateria. È il mio leitmotiv nella nostra dimensione terrena. Continua. Ogni cosa continua una forma. Mai, di conseguenza ci riesce difficile immaginare un concetto che sfugga alla sinuosa forma, mentre antiforma è proprio questo. L'idea è impossibile sinuosa di evasione dal materico, sinuosa, dal conosciuto e dal morbida. Le nostre anime sono l'antiforma. Molto. Come ti sei venuto? No, cioè così. In realtà non lo so, è come un'ossessione, cioè venuto fuori da sé, venuto fuori la leggerezza. Esatto, leggerezza che, ritroviamo cioè, sia tipo nella cosa sua che produzione devi pittorica per forza che in quella disegni, scultoria, basta, dove sono i materiali hanno fuori, un peso importante come la pietra e la roccia, ma allo stesso tempo riescono a rimanere sospesi perché completamente svuotati di quel peso specifico. Due anni. Ho incontrato questo artista in maniera del tutto casuale e devo ringraziare un po' la sua caparbietà che ha permesso l'incontro delle nostre strade. I suoi progetti, antiforma e forma stante, rappresentano una produzione che sono a metà tra la filosofia e la poesia. Matteo ha la capacità di riuscire a reinterpretare concetti filosofici e figure archetipe, e lo spazio è sempre il riferimento principale di questo artista. Uno spazio che lui sa reinterpretare e raccontare. Uno spazio il più delle volte carico di silenzio, un silenzio che ci riporta a quella ritiro, visione metafisica, casa, isolato, ormai lontana dalla società contemporanea, che però lui riesce a rinarrare e a raccontare in maniera estremamente attuale. Salvezza. Ho bisogno della sua aria, dei suoi colori. Mi servono tutte le figure che crea, tutta la fantasia che regala. Mi serve anche la sua assenza. L'equilibrio che si genera tra perdere e trovare.
la genesi di elementi che mutano inconsciamente, come il ramo inconsapevole della forma che assume nelle differenti stagioni. Ho bisogno della sua purezza, della verità con la quale mi parla tutti i giorni, la trasparenza, la semplicità, la sua assenza di forma.